Va agli archivi una settimana da sogno per l'Avezzano, con l'emozionante udienza da Papa Francesco nel mezzo di due partite nelle quali i marsicani fanno il pieno di punti, 6, e di gol, 8. 3 quelli segnati al Tubaldi contro una Recanatese in piena crisi di identità e di gioco, in una gara praticamente senza storie e ipotecata subito nei primi minuti. Una superiorità tecnico-tattica a tratti imbarazzante. Reduce da 3 sconfitte di fila la compagine leopardiana, cala un potenziale asso con le esordio in mediana di Lunardini, senigalliesi a ridosso di Giaccagli e Palumbo. Nell'Avezzano fuori causa Branicchi infortunato, Persi ha fermato da giudice sportivo, Fanti non al meglio va in panchina. Giampaolo riparte dal 4-4-1-1 del secondo tempo roboante col San Nicolò, con Cerone alle spalle di Dos Santos e D'Ambrosio al fianco di Bianciardi in mezzo, Pellecchia e Deramo a fare gioco sulle fasce. C'è un piccolo brivido in apertura causato da Lombardi, ma l'avvio di gara in realtà sorride subito alla squadra marsicana. Morgan Besana si procura una punizione da posizione interessante, se ne occupa il bomber Dos Santos che astutamente batte di giustezza facendo passare il pallone sotto la barriera. Marellino è beffato da un tiro tutt'altro che violento. Avezzano in vantaggio con il nono gol del centravanti brasiliano. Colpita a freddo la Recanatese non sa reagire, al 16° Lupo va di volée da azione d'angolo ma il tiro è telefonato. Al 20° al secondo affondo l'Avezzano raddoppia, Lombardo sfonda sulla sinistra e crossa, Cerone irrompe sul primo palo e non lascia scampo a Maraglino. Possono esultare i tifosi biancoverdi accorsi al De Marsi per la prima parte di gara chirurgica della propria squadra. L'unica opportunità dei padroni di casa è questa punizione di Negro di poco alta. L'Avezzano controlla la partita senza problemi e sfiora il tris con il bolide di Cerone da quasi 30 metri e poi al 37° con l'incursione di Pellecchia, poco preciso nella conclusione. Al 45° Parisi spreca l'impossibile, ma la sua era una posizione di offside. Ripresa, pronti via, e l'Avezzano scaglia il colpo di grazia alla Recanatese. Palla persa dalla squadra di Alessandrini, Pellecchia ne approfitta e serve la corrente Cerone che sfrutta le voragini leopardiane e senza problemi cala il tris. Prima doppietta in bianco-verde per il numero 10 dal sinistro vellutato. Che sia una giornataccia per la Recanatese lo si capisce da come Palumbo sparacchi dopo la respinta di Sbardella, mentre Cerone prova a mantenere sempre caldo il suo piede sinistro al 23°. Di qui in poi solo Accademia e girandola dei cambi fino al fischio finale che sancisce il magic moment avezzanese. 10 risultati utili consecutivi con 24 punti all'attivo in questa serie. Quarto posto solitario e il terzo più vicino per la Recanatese e Notte Fonda. Presidente, grande soddisfazione, una grande performance anche da un punto di vista tecnico, 10 risultati utili consecutivi. Beh sì, una squadra che ha dimostrato di avere geometria, ampiezza di gioco, profondità, carattere, quindi abbiamo affrontato con umiltà questa partita, ma subito abbiamo capito quale sarebbe stato poi il piglio dell'11 sceso in campo e il risultato non poteva essere che questo. Ha appena festeggiato con la squadra. Sempre. Se si vince c'è la doccia al presidente, quindi speriamo di portarmi sempre i cambi fino alla fine del campionato, fino alla fine dell'ultima di questo torneo, nella speranza che il quarto posto non ci basti più e che ovviamente dopo 10 risultati utili consecutivi abbiamo chiaramente detto a tutti quello che vogliamo fare in questo torneo. Sta anticipando la prossima domanda, ora l'obiettivo dell'Avezzano qual è? Perché siete in una sorta di limbo, siete entrati in zona playoff, avete però rosicchiato altri punti. Beh, io ho chiesto sempre che l'obiettivo della stagione sono i playoff. Rimangono i playoff, ma se ovviamente la squadra sarà in grado di dare ancora più continuità alla continuità, allora potrai tradurre tu questo mio pensiero che non ti dico anche per ragioni scaramantiche. Anche perché col Matelica bisogna giocare entrambe le partite ancora. Sì, oggi abbiamo rosicchiato 2 punti dal Matelica e quindi questo ovviamente per me è un motivo ulteriore di orgoglio. La squadra ha assunto una sua fisionomia, una mentalità vincente. Credo quasi impossibile che possa cambiare, con un presidente che adora i giocatori, adora lo staff tecnico, dirigenziale, tutte le persone che collaborano nel mosaico bianco-verde. Credo che poi l'obiettivo della società sia quello dichiarato la Serie C entro il 2019. Di Curzio ci siamo, sarà il primo innesto del mercato? Beh, domani avrò un incontro con il suo procuratore, con Zavaglia ad Avezzano
e quindi la volontà del giocatore è quella di tornare da Livorno ad Avezzano, e quindi noi abbiamo un buon ricordo di Lorenzo che fece quasi 10 gol in meno di un girone di ritorno, quindi sono convinto che possa essere un giocatore in grado di aiutare la causa biancoverde e migliorarla. Queste partite qui, se non tieni alta la concentrazione, potresti cadere in situazioni spiacevoli. Siamo stati fortunati che abbiamo fatto gol con Dos Santos all'inizio, per cui poi la partita l'abbiamo gestita bene. Su un campo molto scivoloso la palla andava molto veloce, per cui ci voleva molta tecnica, molta qualità. Noi abbiamo giocatori bravi sotto questo punto di vista, la partita poi si è incanalata nel verso giusto e abbiamo gestito la partita in maniera egregia. Rimpianti per l'inizio del campionato? Sì, un po', devo dire la verità, perché se avessimo fatto tutto bene dall'inizio, secondo me, ma non per presunzione, potevamo avere qualche punticino in più, per cui la squadra è stata molto brava perché ci siamo rimessi lì a lavorare con grande intensità, con grande voglia, e poi i risultati effettivamente sono arrivati. Probabilmente adesso si apre anche un mercato dove cercheremo delle soluzioni, delle alternative, però insomma sappiamo che il mercato poi a dicembre non è mai facile e di conseguenza bisogna che tutti quanti ci compattiamo per trovare le soluzioni giuste per venire fuori da questa situazione, perché è una cosa che non piace a nessuno, in particolar modo per rispetto sia alla società e a una città intera, perché insomma meritano altre prestazioni da parte di tutti.